Benvenuti a questo nuovo video di Domestic Workout. Oggi vi farò vedere come sfruttare al meglio il momento delle pulizie per allenarvi. Pronti? Via! Pronti per spazzare? Primo esercizio. Allora, posizionatevi in una zona anche dove potete spazzare. Ok. Scopa in mano, affondo avanti. Ne facciamo 5. Ok, quindi affondo, prendo e riporto. Affondo, prendo e riporto. Tin. E torno. 4. Ritorno. 5. E torno. Poi prenda la scopa. Facciamo 5 bei giri delle spalle. 1, 2, 3, 4 e 5. E poi andare indietro, questo è spazzato, quindi affondo dietro. Pronte? Cazzo. 1 e 2, 2 e 3, 3, 4 e 5. Right? Secondo e terzo esercizio. Da qua, piedi ben piantati in terra, scopa in mano, torsione completa. Quindi vado più indietro che posso. Spazio e più dietro che posso, ancora, più dietro che posso e più dietro che posso, l'ultima, dietro e dietro, cambiamo verso, dietro e dietro, 1, dietro e dietro, 2, dietro e dietro, 3, poi, ops, la scopa è caduta, e cosa possiamo fare? Avanti e dietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E visto che abbiamo fatto avanti e indietro, possiamo fare anche lato a lato, giusto? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso è ora di spolverare. Prendete uno straccio, uno slitter o quello che volete, una sedia davanti a una libreria, uno scaffale alto, non so, qualsiasi cosa vogliate spolverare più di alto, e facciamo 3 volte, andiamo su con la gamba destra e ritorno senza appoggiare la sinistra sulla sedia, e 3 volte il contrario. Pronti? Va! 1, polvero, giù, 2, polvero e giù, 3, spolvero, cambio, gamba, 1, giù, 2, giù, 3 e giù. Ovviamente potete farlo quante volte volete. Essendo Pasqua, se volete spolverare anche tutta la libreria togliendo i libri, cosa che sicuramente non si fa tutte le settimane, ma forse neanche tutti gli anni, questo è un ottimo metodo per farlo. Vi mettete di fronte alla vostra libreria, qualsiasi cosa voi volete. Parliamo, releve, quindi in mezza punta, prendo il libro o quello che è, appoggio i piedi, squat, appoggio a terra, schiena dritta e lascio il libro, torno su, releve, appoggio i piedi, squat, appoggio, releve, appoggio i piedi, squat, appoggio, ok? Finito, spolvero, rimettiamo sui libri, uguale, squat, schiena dritta, prendo il libro, releve e appoggio, squat, dritto, releve, appoggio, squat, dritta, releve, appoggio. Secondo esercizio per spolverare in maniera intelligente. Se avete un piano alto più o meno così, non spolverate, così è troppo semplice. Ma piego le ginocchia e camminiamo come se fossimo dei piccoli nanetti. Polvero, polvero, polvero. Cammino, cammino, cammino. Tutte le gambe lavorano, schiena dritta, schiena dritta, schiena dritta e torno indietro. Dietro, dietro. Cercate di non appoggiare mai i talloni a terra. Schiena dritta, gambe super piegate. E bravi! Ora è tempo di sistemare il letto. Baccano il timone. Come? Facciamolo in maniera intelligente e allenante, senza farsi male alla schiena e alle spalle.
stiamo in piedi, ok, quindi è uno squat ma non profondo. Da qua, braccia tese, sbatto il piumone, allontano le spalle e le orecchie, schiena drittissima. Sbatto, allontano le spalle e le orecchie. Hop, e giù. Hop, e rimango sempre piegata. Potete farlo anche 20 volte, ok? E giù. Ora, facciamo finta che io non abbia il copripiumone e lo debba mettere, ok? Quando dovete cambiare il copripiumone, provate a fare questo. Infilo, 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 vado, piego la gamba di terra e apro la bestia. E rimango, poi se riesco stendo anche la gamba di terra. Sistemo tutto, lascio e sbatto. Sono sempre lì, schiena dritta. Ok? Chiaramente questa cosa si fa anche dall'altra parte. Ve la faccio vedere di qua, perché sennò mi vedreste dietro. Quindi, giro il timone. Ok? Entro e vado. E sto. Se riesco, stendo la gamba di terra. Sto più dritta possibile. Sto. E esatto. Qual è il miglior modo per fare il letto? Ora, abbiamo inserito le federe, ok? Che cosa fare prima di buttare il cuscino sul letto? Facciamo un po' di esercizio. Sto sempre plié, cuscino tra le mani, alto, braccia tese, schiena drittissima. Vado indietro, 10, 9, 8, cercate di andare più indietro possibile, 6, 5, 4, 3, 2, 1, carico e lascio. Ed ora mi butto anch'io sul letto, riprendo il cuscino tra le mani, sono comoda sdraiata, guardo il piumone, quindi guardo basso e da qua tiro su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E adesso che il letto è pronto e finito e pulito, chi mi fa alzare da qua per continuare le pulizie? No ragazzi, ci vediamo settimana prossima con il prossimo appuntamento di Domestic Workout. Buona Pasqua!